Domenico Barbaro, il boss mafioso che controllava due mondi. Domenico Barbaro, nato a Platì, in Calabria, il 5 maggio 1937, è stato un mafioso italiano che ha operato sia in Italia che in Australia. Era noto come il boss dei due mondi per il suo controllo su entrambi i paesi. La nascita di un boss. Barbaro è cresciuto in una famiglia mafiosa. Suo padre Francesco Barbaro, era un capoclan dell'Andrangheta, la mafia calabrese. Domenico ha iniziato la sua carriera criminale all'età di 14 anni, quando è stato arrestato per furto. Negli anni 60, Barbaro si è trasferito in Australia, dove ha continuato la sua attività criminale. Ha fondato il Clan Barbaro, che è diventato uno dei più potenti clan mafiosi australiani. L'ascesa al potere. Barbaro è stato in grado di salire al potere grazie alla sua abilità criminale, alla sua rete di contatti e alla sua capacità di corrompere le autorità. È stato anche un uomo molto violento e non esitava a usare la forza per ottenere ciò che voleva. Barbaro ha rapidamente esteso il suo controllo su una vasta gamma di attività criminali, tra cui traffico di droga, riciclaggio di denaro, estorsione e omicidio. È stato anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di un giornalista australiano, Donald Mackay, nel 1977. L'arresto e la condanna. Barbaro è stato arrestato in Australia nel 1992 e condannato a 20 anni di carcere per traffico di droga. È stato rilasciato dal carcere nel 2012 ed è tornato in Italia. La morte di un boss. Domenico Barbaro è morto a Platì, in Calabria, il 11 dicembre 2016, all'età di 79 anni. La sua morte è stata un evento importante nel mondo della mafia. Barbaro era un boss mafioso molto potente e la sua morte ha lasciato un vuoto di potere che è stato rapidamente, riempito da altri capi mafia. La sua morte ha anche portato a una nuova ondata di violenza tra i clan mafiosi. L'eredità di un boss. Domenico Barbaro è stato una figura controversa e complessa. Era un criminale spietato e un uomo di grande potere. La sua storia è un esempio della violenza e della corruzione che hanno afflitto l'Italia e l'Australia per decenni. Allargamento dell'articolo: Per allargare l'articolo, si potrebbero aggiungere le seguenti informazioni. Un approfondimento sulla famiglia Barbaro. La famiglia Barbaro è una delle più potenti famiglie mafiose dell'Andrangheta. Ha origine a Platì, un piccolo paese in Calabria, e ha ramificazioni in tutto il mondo. Un'analisi delle attività criminali di Domenico Barbaro. Domenico Barbaro era coinvolto in una vasta gamma di attività criminali, tra cui traffico di droga. Barbaro era uno dei principali trafficanti di droga tra l'Italia e l'Australia. Asterisco riciclaggio di denaro. Barbaro ha riciclato miliardi di dollari di denaro sporco attraverso società e attività legali. Asterisco estorsione. Barbaro ha estorto denaro a imprese e individui. Asterisco omicidio. Barbaro è stato accusato di essere coinvolto in numerosi omicidi, tra cui quello di Donald Mackay. Un'indagine sulle accuse di corruzione. Domenico Barbaro è stato accusato di aver corrotto le autorità italiane e australiane. Queste accuse non sono mai state provate, ma hanno contribuito a rafforzare la sua posizione di potere. Una riflessione sul vuoto di potere lasciato dalla morte di Barbaro. La morte di Domenico Barbaro ha lasciato un vuoto di potere che è stato rapidamente riempito da altri capi mafia. Questo ha portato a una nuova ondata di violenza tra i clan mafiosi. Conclusione. L'articolo allargato fornisce una visione più completa della vita e delle attività di Domenico Barbaro. È una storia di violenza, corruzione e potere che ha avuto un impatto significativo sull'Italia e l'Australia.